prossimo video. Oggi vi voglio parlare di alcuni acquisti che ho fatto ieri. Sono sicura che sono questi che vi interesseranno, quindi io direi di procedere al video. Come primo acquisto voglio farvi vedere questo pigiama. Allora, ho comprato un pigiama perché ne avevo veramente bisogno. I miei pigiami sono già tutti andati totalmente, con gli elastici che non tirano più, un disastro veramente. E ho comprato questo pigiama carinissimo da Tezenis, e l'ho pagato anche poco perché costava 22,90 €, quindi questo qua lo potete assolutamente trovare ovunque, in tutti i Tezenis, perché è una collezione nuova praticamente, sicuro. E allora, l'ho provato e vi assicuro che, cioè, allora, per essere caldo, diciamo che è mediamente caldo, però appena lo indossate è come se indossasse una coccola, veramente, perché sotto è felpato e ha questo felpato molto morbido che sulla pelle veramente vivi. Non so, vi accarezza, è una cosa veramente morbidissima. E questo era metà poliestere, metà cotone, quindi non è puramente cotone, però vi assicuro che veramente, oltre ad essere molto carino, perché a chi piacciono gli animali ci sa, cioè vi piacerà sicuramente quest'orma di gatto, e quindi secondo me è veramente un prodotto valido. E poi c'erano i pantaloni. I pantaloni sono particolari, io non li ho mai avuti così, e hanno la parte dalla caviglia che è stretta. Vi potrebbe sembrare che vi costringe la caviglia, ma in realtà poi è davvero morbidissimo, sul serio. E questo è stato il mio acquisto. C'erano un sacco di pigiami, c'erano pigiami di ogni genere, addirittura ce n'erano alcuni che avevano la loro sacchetta a forma tipo di faccia di orsetto, e avevano la loro sacca. Vabbè, questo non ce l'aveva, ma tanto non me ne sarei fatta nulla, nel senso che il pigiama lo piego e lo metto nell'armadio e basta. Secondo acquisto è stata questa crema. Allora, avevo bisogno di questa crema perché questa qua è una crema a mani. Allora, questa crema mi serviva perché io, lavorando sempre con l'acqua costantemente e non riesco spesso ad asciugare le mani, mi si riempiono le mani di taglietti e poi divento tutta puntinata di rosso e fa malissimo, sul serio. Quindi mi serviva una crema che mi proteggesse un pochettino e che comunque idratasse le mie mani tra un lavaggio e l'altro, comunque tra un trattamento e l'altro. E ho acquistato questa, che è di Vivi Verde. Voglio farvi un video solo Vivi Verde per spiegarvi le parti, le cose positive, le cose negative di questi prodotti. E questa è veramente ottima perché senti proprio l'idratazione, lascia proprio le mani molto 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 idratate, e mi è piaciuta. Poi ovviamente, come sapete, la linea Vivi Verde di Coop è senza parabeni, senza siliconi, senza porcherie, quindi questo è ancora una cosa in aggiunta, ancora più buona. Quindi veramente questa crema è super promossa e costava sui 1,99 €, quindi 2 € è un prezzo normalissimo, né troppo poco né troppo confrontato alle altre creme. E qua ce n'è 75 ml, è la dimensione più o meno di una mano. Poi, altro acquisto che sicuramente vi piacerà è questo libro. Allora, questo libro veramente da un sacco di tempo lo leggo o non lo leggo, lo leggo o non lo leggo,
lo volevo acquistare. Quando ho acquistato, io prima di te, però era ancora in inglese e io sinceramente non ha molto senso leggerlo in inglese e non capirci nulla, quindi ho aspettato che lo passassero italiano, che uscisse in italiano, però poi non l'ho acquistato perché io non lo sapevo, però è tutto a dialoghi, adesso vi faccio vedere, è proprio tutto a dialoghi, vedete? Ci sono le persone che parlano e la battuta, persona che parla e la battuta. Non c'è una voce che narra qua. E ero un po' indecisa perché avevo paura che poi un libro del genere mi avrebbe annoiata, perché non ho mai letto un libro fatto, strutturato in questo modo. Però sì, parliamo comunque sempre di Harry Potter, quindi... secondo me è un libro molto interessante, perché chi, avendo visto l'ultimo film di Harry Potter, si è chiesto ma cosa ne sarà di loro, del figlio, cosa succederà al figlio di Harry Potter, e quindi io spero di capirci poi qualcosa di questo libro, anche se non c'è una voce narrante, ma... ci proverò sicuramente. Se ha fatto così tanto successo questo libro è perché sicuramente è un libro valido, quindi vi farò una recensione sicuramente, e credo che sia anche abbastanza veloce da leggere, perché non stiamo parlando di pagine piene, stiamo parlando di pagine praticamente scritte a metà, c'è un sacco di spazio tra una battuta e l'altra, quindi sarà sicuramente un libro abbastanza veloce da leggere. Sono esattamente 342 pagine scritte e quindi non sono neanche poi così tante alla fine. Questo libro l'ho pagato 16,83 euro, in realtà costava 19,80 euro, però era scontato e così ho deciso di comprarlo, anche se forse l'avrei comunque comprato lo stesso. Però non so, sono troppo curiosa, io sono una persona curiosissima e dovevo assolutamente leggere questo libro. E sono davvero curiosa, quindi lo inizierò al più presto. Questi sono stati principalmente i miei acquisti e li ho acquistati tutti in un centro commerciale vicino al mio paese e nel paese dove lavoro. E casualmente durante quella giornata c'era l'anniversario del centro commerciale e avevano fatto una torta veramente gigante, che c'erano un tavolo enorme a ferro di cavallo, una torta veramente gigantesca, e queste persone, che il direttore e tutte le persone che lavorano lì, ogni anno festeggiano chiamando un personaggio famoso. E allora, un po' di anni fa mi ricordo che c'era stata Fiammetta Cicogna, poi c'era stata la Barbie, una ragazza che somigliava veramente a una Barbie, e insomma un po' di gente famosa. E quest'anno invece c'era Paolo Ruffini e quindi ero molto contenta di andare a vedere, di assaggiare la torta specialmente, però di andare a vedere, perché comunque alla fine non capita una cosa del genere spesso, poi insomma era vicino a casa, quindi assolutamente sarei andata. Allora vi spiego cosa è successo. Lui è sceso dall'ascensore e tra l'altro si stava facendo fotografare in ascensore con una faccia tipo così a una signora, perché è entrato nell'ascensore con tutti i clienti e l'altra gente che scendeva e niente, poi è arrivato, ha fatto una piccola presentazione, ha fatto il taglio della torta e poi è salito su e ha fatto tutte le foto con tutti, cioè è veramente una persona molto alla buona, molto gentile, brava, baciava la fronte ai bambini, è veramente una persona non schizzinosa assolutamente, come uno può pensare dei VIP, come probabilmente la maggior parte dei VIP sono. L'impressione estetica è ha la faccia ancora più comica dal vivo che in televisione, cioè se già in televisione sembra una persona comica, lo è ancora di più davanti a te, cioè perché poi
comunque vedendole in televisione tutti i dettagli del viso sono un po' sfumati, invece quando li vedi proprio dal vivo e ti rendi conto di come è il viso di una persona e vedi anche solo quelle rughette che non vedi in televisione, quindi queste cose sono importanti secondo me per identificare una persona, vedi dalle espressioni come è fatta e è una persona molto simpatica. Vi lascio anche la foto del selfie che ho fatto con lui, perché appunto si è messo al piano di sopra a fare tutte le foto, tutti i selfie, tutte le cose con i suoi fan. E nulla, quindi questo era un mini 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 video haul praticamente, perché volevo assolutamente farvi vedere che ho comprato il libro di Harry Potter e vi assicuro che vi farò un video recensione su questo libro, quindi non vedo l'ora di iniziare a leggerlo. Per adesso io vi saluto, vi mando un bacio, ciao!